Il paese di Monghidoro è uno degli esempi più eclatanti di luogo in cui le tradizioni del passato continuano a rivivere nel presente. Mettiamoci nell'ottica di un ipotetico alieno ET per osservare l'attività degli infaticabili suonatori, ricercatori, documentaristi e ballerini che rendono tutto questo possibile. Il primo elemento interessante da analizzare è l'eterogeneità dei suonatori di questo repertorio. Si può notare infatti l'importante presenza della generazione più giovane dei suonatori, che portano avanti il percorso di ricerca sulle orme e l'esempio dei suonatori di comprovata esperienza nel settore. L'unione di diverse generazioni permette di tramandare nel tempo gli importanti obiettivi e la scala di valori che caratterizzano la figura del suonatore. Per quale ragione lei ha cominciato a suonare? Cioè, si beveva, si mangiava e poi c'erano tante ragazze che ti guardavano. Ah, allora, adesso no. Ma allora lei conferma che si cuccava? Si cuccava quando non si suonava. All'epoca? Il giorno dopo. Ma durante il ballo si portavano avanti certe... Certe trattative per cui dopo alla fine c'era una conclusione logica. Ma quali erano i balli che meglio convogliavano? I tanghi, le polche. È per quello... le polche con le gambe. I risultati delle loro ricerche vengono poi messi a disposizione della comunità. Dove siete stati? Ora? Sì, al corso. Anche voi, anche voi. Al corso? De che? Il bar del corso. Ah, il bar del corso, perfetto. E che cosa bevono i giovani di Monghidoro? Estate al limone. Ma è tradizionale? Sì, proprio non... Monghidorese. Monghidorese di tradizione, va bene. Sinceramente noi beviamo della gran birra. Ah, ecco, allora dilla per davvero. Vino rosso. Vino rosso. Soprattutto. Whisky. Rossi come i capelli. Rossi come i capelli. Ecco, questo è il tipico aspetto della suonatrice popolare. Si presentano così, ecco, perfetto. Aspetta, devo tirare un po' di quadratura. Ecco, ci siamo. Adesso ci sei tutta dentro. L'atmosfera briosa che si respira in queste feste stimola i ballerini a prendere coscienza delle tradizioni,
e a porsi importanti interrogativi su ciò che il ballo montanaro rappresenta nelle loro vite. Ma lei perché si ostina a ballare questi balli? È una buona domanda questa, non ho una risposta. Non se l'hai mai posta? Sì. Ah, e ma? Ma non mi sono mai risposta. Brava! Il prezioso patrimonio della cultura montanara arriva a noi grazie ad una figura fondamentale, ovvero il documentarista, che è immortale ai momenti più significativi del percorso di ricerca, regalandoci immagini e riprese di innegabile bellezza e qualità. Thank you.
Dai. Sì, cosa volevi sapere? Volevo sapere qualcosa? Sto cercando, un contatto con Luciano Panzacchi. Allora, Luciano Panzacchi è a casa sua in questo momento, perché per lui è già orario di mangiare. Giustamente. Però della serie adesso oggi c'è un campanello. Ho bisogno di un'introduzione però, se vado lì così dice chi è questo rompiscatole? Questa è la ricerca etnografica. Ma com'è andata? Comincio a preoccuparmi. Dobbiamo sentire la monetina per caso? Ce l'abbiamo qua, Ma scusami, come ti è venuto in mente mai di fare questo lavoro? Il fotografo? Perché mi piacevano le immagini. Ah. ho un lavoro a Monghidoro. Il lavoro a Monghidoro è una questione di pinza. Di pinza nel senso del dolce? Esatto, sono appassionato di pinza, quindi... Per forza. Mia bella madunina, che te ne vede lontano, tutta d'ora e piscinina, ti te domine Milan, tutta
sentiste dir la vita, se si stai con l'anima, di gente spontanea a Napoli se me, ma poi vengono chiamati, te lo dico, te lo dico sempre.